Monsignor D'Ascenzo, intanto auguri di buona Pasqua. Ci troviamo alla vigilia di questa messa nel carcere di Trani, ricordando sempre gli auspici di pace con i quali ci avevamo lasciati nelle occasioni precedenti. E quest'anno ci troviamo da un auspicio di pace legato a un conflitto, addirittura un auspicio di pace legato a due, perché nel frattempo è sopraggiunto anche quello nei territori della striscia di Gaza. In questo momento, quindi, che cosa possiamo dire in più rispetto a quanto già non avessimo detto prima? E purtroppo i conflitti non sono neanche limitati ai due dei quali più parliamo. C'è una diffusione di scontri un po' a tutte le latitudini. Il punto, torniamo sempre sullo stesso contenuto, di fronte al quale l'annuncio di Pasqua acquista ancora un più forte significato. È l'annuncio della conversione del cuore, che significa conversione, cambiamento di mentalità, cambiamento di modalità di rapportarsi alla vita, di rapportarsi all'altro. Fino a quando non penetra questo annuncio pasquale nel cuore, nel più profondo del cuore di ogni persona, quindi anche di coloro che guidano i popoli e che sono chiamati a decidere in qualche modo anche le sorti dei popoli. Se non c'è questo cambiamento profondo, andiamo sempre animati dalle logiche del potere, dell'interesse, del guadagno, degli egoismi, dell'incapacità di riconoscere e accogliere l'altro e a volte anche la capacità di perdonare l'altro. Insomma, ecco, l'augurio è che questa Santa Pasqua possa entrare nel cuore di ogni persona e possa contribuire alla conversione. Ma se non si riescono ad affermare i valori della pace, come possiamo sperare che se ne affermino altri, che sono quelli anche della semplice educazione, del rispetto? Basti pensare a quello che è accaduto all'uscita della processione. Sì, io credo, non per banalizzare o semplificare troppo, i valori della Pasqua, i valori del Vangelo, certo, sono i valori che animano la vita del discepolo di Gesù, ma quando parliamo di rispetto, di accoglienza dell'altro, quando parliamo di amore nei confronti dell'altro, che è sempre un fratello e una sorella, qui tocchiamo proprio quelli che sono i valori fondamentali che dovrebbero appartenere ad ogni persona, non soltanto a coloro che hanno scelto di vivere seguendo il Vangelo. Il Vangelo è un annuncio di pace, di libertà, un annuncio di umanizzazione che riguarda ogni persona, indipendentemente poi dall'essere cristiani, discepoli di Gesù o meno. La speranza è che questa umanizzazione, che passa anche attraverso l'educazione, è prima di tutto da parte di noi adulti e poi ecco, possa anche toccare la vita, il comportamento, il cuore, la mente, come dicevamo, anche dei nostri più giovani. Lei torna a celebrare in questa casa di reclusione da cui recentemente sono fuggiti due detenuti, uno dei quali è tuttora latitante. Come ha avvertito tutto questo? Le ha procurato anche un certo dolore, visto che lei si è sempre prodigato per il bene di queste persone, perché trovassero dentro la forza di reagire piuttosto che fuori l'illusione di cercare qualcosa? Sì, anche all'interno del carcere la dimensione umana accompagna la vita di ciascuno e poi le fragilità, le valutazioni che certamente non sono come dire, non sono delle buone scelte e toccano anche delle singole persone. Anche qui, insomma, che questo augurio di Pasqua, che questa Santa Pasqua
possa entrare nel cuore di chi si ritrova in questo ambiente di reclusione per degli sbagli commessi, perché questo possa essere un tempo di ripresa, un tempo di recupero, di fronte al quale non è possibile poi reagire in modalità diverse da quelle previste da un cammino secondo ciò che prevede appunto la legge. Chiudiamo con le belle notizie, però la riapertura della Basilica Cattedrale è stata certamente una festa per il clero in occasione della messa crismale, ma per tutta la comunità lo è. Quando può eventualmente liberarsi dalle impalcature esterne anche la cattedrale, così la festa sarà completa? Sì, da quelli che sono i programmi, intanto ora l'interno è stato liberato dai ponteggi, da quanto era necessario per portare avanti i lavori. Dunque all'interno possiamo tornare per i momenti di preghiera, di celebrazione, anche per quanto riguarda la disponibilità ai pellegrini, ai turisti. Per l'esterno credo ancora qualche mese, salvo imprevisti, come capita quando ci sono dei lavori che interessino strutture antiche, ma insomma, se non dovessero venire fuori altri problemi, nel giro di qualche mese dovremmo finalmente recuperare l'intera struttura della nostra cattedrale. Ancora auguri. Grazie, auguri, auguri a tutti voi.